Max Damiano e Raimondo Moncada con grande piacere vi donano le avventure di Geopod, lo sbirro per caso. Voce di Raimondo Moncada. La macchinetta del fumo. Inchia de cavolo, stavo morendo. Ero come una spugna che non ne può più e fa acqua da tutte le parti. E io mi trovavo giusto giusto nell'ufficio del dottor Lauricella, durante il mio primissimo incontro col capo, nella mia primissima destinazione da sbirro. Chiesi il permesso, il mio primo permesso, per andare in bagno, e non perché mi ero fatto addosso. Avrei voluto sciacquarmi la faccia sotto il rubinetto dell'acqua fredda, ma pure l'acqua fredda era calda. Era pieno agosto, e non essendo ancora arrivato il rifornimento delle divise estive per uno sciopero dei trasporti, fui obbligato a indossare quella invernale di un collega, appena rientrato da una missione speciale al Polo Nord. 10 centimetri di spessore. Ci si stava come una pizza troppo capricciosa dentro un forno a legna. Dimagrii 15 chili sole in un giorno a forza di sudare. Sudavo dalle ascelle vastase, dal petto rasato, dalle orecchie pelose, sia per la divisa da orso polare, sia per non far capire al capo che sudavo anche a causa sua perché mi ero rotto le campane ad ascoltarlo, costretto dalla sudditanza della piramide gerarchica a fargli di continuo i complimenti. Bravo, bravo! Per le sue composizioni poetiche, che neanche alle zanzare piacevano. Lo notavi subito da un particolare. Tutti gli uffici della polizia erano infestati con i colleghi che si schiaffeggiavano a vicenda per aiutarsi a non essere punti, tranne l'ufficio del capo, che se ne stava placido, placido a comporre versi su versi. «Bravo, bis, bravo!» gli ripetevo, e lui mi prendeva in parola, anche se il suono delle parole non esprimeva quello che pensavo oltre le parole. «Quel che pensi veramente del capo?» Lo devi tenere per te, dentro lo spesso callo della pancia, perché poi i capi, tutti i capi, anche i capetti e i caponi, te la fanno pagare. E non con i soldi, ma con le attese davanti alla porta, con le grattate alla schiena, con il foglio di ferie arretrato e sciappato davanti alla tua bella faccia, perché le ferie non vanno godute fin quando si lavora e ti deve ritenere fortunato a lavorare, che ci sono persone che non lavorano e pagherebbero chissà che cosa per lavorare, per poi trovare un lavoro e fare di tutto per non lavorare. Dopo le mie prime 2 ore di lavoro in ufficio e 4 ore trascorse come prestatore di orecchie e di mani al capo poeta, chiesi al dottor Lauricella un secondo permesso per uscire a prendere una boccata d'aria e un po' di fresco nella cella frigorifera di un macellaio, nella parte riservata ai porci, perché non mi sottraggo alla mia identità. Il permesso glielo chiesi non subito, ma dopo un lungo applauso a bracci e scette di mano, complimentandomi per le sue bellissime creazioni che nemmeno Vacante Alighieri sarebbe stato in grado di eguagliare. Gli spolverai pure la giacca e gli rimossi la forfora dai capelli, granello dopo granello, che il mio capo aveva questa bruttissima cosa dell'afforforamento e per non farlo notare si tingeva pure i capelli neri di bianco, tranne i restanti e superflui peli del corpo. «Vai!» mi autorizzò il dottor Lauricella, ringraziandomi per i sentiti e sinceri complimenti. «Riposati, che sei già tutto sudato. Te lo meriti. C'è gente che fa finta di ascoltarmi e non mi ascolta e preferisce non fare le pause, caffè e non andare in ferie. Ha come l'acciosi alle mani. Non applaude neanche se gli recita il mio miglior componimento di sempre, la zanzara tigre che se crede un gatto e miagola succhiando sangue». Tolsi così la divisa che al netto del sudore pesava 100 kg e col sudore 150 e indossai un paio di jeans sciappati e una maglietta a tipo giocatezzo. Lo chiesi prima al capo, perché non a tutti autorizzava. «Posso uscire in borghese, anche se borghese non sono?» Lui, dopo aver chiuso gli occhi e prestato le orecchie a un mio nuovo e insistito applauso che quasi ci lasciavo le mani, mi disse da saggio qual era: «L'abito non fa il monaco, e neanche la monaca». E io che monaco non ero, e neanche monaca, se è per questo, eseguii l'ordine mettendomi sull'attenti. E uscii cantando Nino D'Angelo, popcorn e patatine.
Più patatine che popcorn, essendo le patatine più gustose per natura. Indirizzai i miei piedi verso il centro città per infrescarmi gli occhi con la visione di qualche bella topolina dal vivo, dopo quelle viste e straviste su internet e in ufficio nel mio primo e duro, durissimo giorno di lavoro. Buttana della buttana, cosa mi va a capitare? Non c'era nessuno, neanche un'anima, neanche un lenzuolo svolazzante a rappresentanza della categoria dei fantasmi, che è meglio comunque stiano dove sono, se ci sono. Io i fantasmi non li posso vedere. E che fu? Che successe? Una guerra, una catastrofe, una derattizzazione a tappeto contro le mie adorate topoline? Oh, mi sentii morire un'altra volta perché senza le femmine non si può vivere e ti manca l'aria. Ma ve lo immaginate? Un mondo di sole mascolazzi. A pensarci mi vengono i brividi. Fermarsi al bar per offrire un drink a una persona di cui ti attirano i lunghi capelli biondi che scendono fluenti sulle sue spalle. Alta 2,50 metri, sostata al banco in attesa di compagnia, la mia, che poi si gira e guardi bene in faccia e vieni colpito dai suoi accecanti occhi azzurri, dalla sua barba e soprattutto dal suo sottostante armamento in dotazione. Mi azzido solo a pensarci. Stanco di girare a vuoto, mi sedetti ai piedi puliti di una statua che era quella di un bersagliere. La statua aveva un fucile in mano e una tromba nell'altra, con una pinna, anzi un pennone, in testa. La tromba mi fece pensare non alle trombate, è troppo scontato, mi fece pensare alle trombazze che mi fumavo al paese quando ero con i miei amici fumatizi e non indossavo ancora la divisa. Perché con la divisa è poi cambiato tutto. Ho evitato di coinvolgere gli amici per non dare il cattivo esempio. Manco farlo apposta, dalle parti del bersagliere con la tromba passò un tipo mezzo suonato, ma senza tromba, che mi puntò con uno di quegli sguardi che ti dicono: ma ci conosciamo? Secondo me ci conosciamo, e anche se non ci conosciamo, noi abbiamo qualcosa in comune. Ma cosa? Cosa? Mi chiesi, pensando a quella cosa senza la cui cosa da cosa non può nascere cosa. Io lo guardai. Lui mi guardò. Noi ci guardammo e senza il filtro di un occhiale da vista, Bob Marley, e così come al volo lo soprannominai per la somiglianza al leggendario cantante reggae, e si avvicinò e mi chiese: sei nuovo? Non ti ho mai visto, però puzzi un po' di caramba. Lo guardai, lo riguardai. Lui mi guardò e mi riguardò, e io gli risposi con una battuta degli intramontabili Squallor: sei tu, caro amico Bob, che puzzi come ascella pezzata, grande capo tribù indiano dei Pennamoscia, sempre in guerra con gli Arrapao o Penna Tesa. Bob mi sorrise e mi propose: non è che ti andrebbe un po' di lucido da scarpe? Abbassai gli occhi distinto, mi guardai le scarpe e constatai che erano di tela. Capii dopo qualche secondo la sottigliezza del mio interlocutore. Dipende a quanto me lo metti, gli dissi. Lui fece finta di non capire, poi prese coraggio. Dipende non da come te lo metto, ma da quanto ne compri. La discussione aveva oltrepassato il confine del lecito. Era un poliziotto con le armi, anche se alle prime armi, e avevo uno spacciatore in persona davanti a me nelle funzioni di poliziotto. Cominciai a guardarmi in giro. Ancora non c'era nessuno, solo la pinna del bersagliere c'era, che ci faceva ombra, e l'ombra della sua pinna era tutta sopra di me, e la cosa mi dava molto fastidio. Svestendo i panni del poliziotto e indossando quelli del delinquente per mettermi a livello di Bob, mi venne in mente di aver preso il mio primo stipendio da poco. Un mese senza fare una beata minchia tra corso di polizia e polizia. E mi meritavo un bel premio. Misi così le mani in tasca e mostrai a Bob due verdoni da 100. Bob sgranò gli occhi, neanche avesse visto apparire la sirena che fece impazzire Ulisse, e mi fece: con quei due verdoni ti ammollo due cartoni. Mi feci quattro conti veloci con le dita, ma mentalmente, perché avrei potuto avere davanti uno sbirro che faceva il doppio gioco con il registratore acceso. Vediamo,
Vediamo, con due cartoni, aggiungendo un po' di merda, farei almeno 400 trombette, che piazzate in paese tra i miei amici e conoscenti mi farebbero incassare 5 verdoni da 100. Ragionavo da delinquente, guardandomi sempre a destra e a sinistra. Ogni presenza cominciò a insospettirmi, un moscerino, una vespa, un passerotto, solo un passerotto che passerotte non ce n'erano, fece attorno a me un altro giro a 360 gradi come una gioscia. Mi chiesi, sarà stato lui a fare una carneficina in quelle vie e in quelle piazze di solito pullulante di culi? E i giovani, dove sono? Tutti saliti in cielo, ma che fumo gli ha smerciato? Continuai con le dita la mia contabilità. E vidi un buon margine di guadagno e fumo raddoppiato, a costo zero. Prima di passare al dunque, lo misi alla prova. Ho capito da quando mi hai avvicinato che sei della polizia. I poliziotti si vestono tutti come te, fumatizi, quando vogliono agganciare. Tu, a me, non mi freghi. Bob si fece una risata ma così fragorosa che al bersagliere cadde la pinna che per poco non mi colpì in testa. E che pinna! Quella risata mi convinse. E senza più ombra di pinna in testa, presi coraggio pure io. «Senti, amico, a me potrebbe interessare quello che mi proponi, ma sappi che se non porti i due cartoni o porti merda di vacca, il prossimo scambio te lo fai con San Pietro in persona, che è già da un po' di tempo che lassù si gratta e non vince, ed è particolarmente nevrotico». Bob mi guardò invitandomi alla calma. «Con la mia roba sei tu che andrai in paradiso». Il mio fumo ti porterà dritto dritto nelle più alte sfere celesti, oltre San Pietro. Io, per sì e per no, mi toccai. E mi tocco ancora. Non si sa mai. In cielo San Pietro si può raccomandare a tutti i santi e si può grattare quanto vuole. In quel momento, proprio quando procedetti a toccarmi, sentii il suono di una sirena. E non era quella di Ulisse, ma quella della polizia. E che... Il volume aumentava sempre di più. Era una volante incagnata, correva a gran velocità tra vie, vicoli, piazze. «Puttana della puttana, mi hanno scoperto!» esclamai col culo che mi tremava. Non potevo uscire dalla polizia, arrestato dalla polizia. Bob Marley alzò le mani in segno di resa e io feci la stessa cosa con le ascelle che cominciarono a lacrimare. A pochi passi da noi, la volante frenò bruscamente. «È finita!» dissi io preparando i polsi alle manette. «È finita!» mi consolò Bob Marley con la testa già alla brandina del carcere che conosceva molto bene. Io mi ero cacato addosso, ma l'orgoglio mi impedì di chiedere ai due colleghi poliziotti scesi dalla macchina dei rotoli di carta igienica. Rimasi perciò tutto cacato addosso. «Me lo merito!» mi dissi. I due poliziotti aprirono poi il portabagagli e uscirono un oggetto di ferro nero. «Sarà un fucile di precisione», pensai. «Ora mi fucilano seduta stante!» Osservando meglio, non era un fucile, ma un crick. Comunque è un'arma impropria con cui si possono tramortire delinquenti prima di sparargli e dargli il colpo di grazia. Io e Bob rimanemmo con le mani in alto e le ascelle che erano diventate cascate, mentre due poliziotti imprecavano come i turchi. Avevano bucato una ruota durante l'inseguimento di due piccoli spacciatori in moto. «Gran pezzo di merda questi che vendono fumo! L'ergastolo gli debbono dare!» dissi abbassando le braccia. E li aiutai a cambiare la ruota bucata e per precauzione le altre tre ancora gonfie come le palle dei due poliziotti. Ripresero la marcia sgommando e fermandosi qualche metro più avanti per cambiare ancora le ruote tutte scoppiate per la spericolata azione. A quel punto, dopo averli ancora aiutati, con la faccia tosta chiesi della carta igienica per pulirmi le mani e altre parti del corpo che in precedenza si erano spaventate. Sparita la polizia, Bob mi indicò una strada e mi disse cantando «A mezzogiorno sono di ritorno, fatti un giro lì, attorno attorno, io sono fan chitarro e faccio le rime col catarro, po'!» E sputò una cosa gialla a terra, schifio che col caldo si allargò tutta. «E che alieno?» mi domandai. Acconsentì con un cenno degli occhi. Il tipo abbommato si allontanò sputando ancora a destra e a sinistra come a farsi strada nel traffico ma senza traffico.